della banda cittadina e l'intervento del coro Una scuola tra le note dell'Istituto Fabio Tombari di Bellocchi hanno accompagnato domenica scorsa la cerimonia di avvio della 35esima edizione di Sapori e Aromi d'Autunno, il Salotto del Gusto. A tagliare il nastro il sindaco Massimo Seri, affiancato dagli organizzatori, dalle autorità civili, dal presidente BCC Fanno Romualdo Rondina, dal primario di pediatria dell'ospedale di Fanno Lorenzo Tartagni e dalla responsabile del Dipartimento di Prevenzione e Nutrizione dell'AST di Pesaro Urbino, Elsa Ravaglia. Abbiamo cercato di raggruppare tutto quello che c'era di buono e di bello nelle Marche, non solo i prodotti ma anche sotto altri aspetti che sono, noi le denominiamo le 4S, i sapori, la solidarietà, lo sport e la salute. Quindi ci sono coinvolte anche, oltre alle associazioni dei produttori e i produttori stessi di queste meravigliose prelibatezze che abbiamo nel territorio, anche iniziative sportive, iniziative sulla salute con la partecipazione di associazioni e di enti quali l'AST di Pesaro Urbino, l'associazione Fanno Cuore, l'associazione Lotta all'Infarto, la Simitu e tante altre associazioni come l'associazione Prima del Tempo e via via dicendo, che collaborano a questa nostra iniziativa. Ma quello che è importante, il mio ringraziamento va ai produttori, perché senza di loro non sarebbe stata possibile questa iniziativa, e ai miei collaboratori delle nostre associazioni. All'inaugurazione è seguita la consegna del premio Marche Nostre. Quest'anno il riconoscimento è stato conferito ad Anna Rita Ioni, direttore responsabile della testata giornalistica di Radio Fano, allo chef Alberto Melagrana, direttore del ristorante Antico Furlo di Acqualagna, al funzionario della Confederazione Italiana Agricoltori Daniele Sanchioni, ma anche al commendatore Amerigo Varotti, direttore generale di Confcommercio Marche Nord, alla Fondazione Agraria Cante di Montevecchio e al Comune di Fano assessorato ai servizi educativi per aver ottenuto per la sesta volta il riconoscimento a livello nazionale dall'Osservatorio Food Insider, che fotografa lo stato delle mense scolastiche, e Fano è stata confermata anche quest'anno al primo posto. Che dietro i sapori, dietro i prodotti c'è cultura, c'è benessere, c'è stile di vita, c'è tantissime cose, e qui facciamo la differenza, quindi veramente una bella iniziativa che regge nel tempo. Un grazie va ovviamente agli organizzatori, alla Giazzone Viadanti dei Sapori per il sacrificio e l'impegno che mettono, ma devo dire, e anche guardando la tanta partecipazione, coglie nel segno e rappresenta a pieno titolo i valori di questo territorio, di questa terra. L'evento proseguirà domenica 26 novembre, al mattino si terrà la nona camminata del gusto e del cuore alla scoperta delle campagne fanesi, mentre al pomeriggio alle 15 si parlerà delle più comuni erbe di campo commestibili. Il pomeriggio del Salotto del Gusto proseguirà alle 16 con una rassegna spettacolo di poesie dialettali di Fano e zone limitrofe, con poesie e versi di Elvio Grilli e Tommaso Berloni, con Massimo Gasperini e Paolo Parenti. Da non perdere l'appuntamento alle 17.15 con un salame da Guinness, ovvero il taglio e la degustazione di un salame artigianale di alta qualità di oltre 2 metri. Chiuderà la giornata l'aperitivo caldo arrosto e vin brulè e maritozzi, il calore dell'autunno accompagnati da musica e voce. 7.